ragazzi, sono sempre io, Johnny G, e un saluto a tutti quanti. Oggi siamo qui per fare una nuova recensione, unboxing di un prodotto che mi è arrivato da poco da Amazon. E è questo qua, ragazzi, eccolo qui. È uno smartwatch della Yamai e è un fantastico prodotto che ho trovato in offerta e ho voluto acquistare per voi per fare l'unboxing e recensione. Qua ragazzi, a Andiamo a me vedere piacerebbe. con l'unboxing e la recensione di questo fantastico smartwatch Yamai, e andiamo a vedere. La confezione devo dire è fatta anche bene, anche perché nella parte esterna vengono riportate già le informazioni preliminari sullo smartwatch. E per esempio ci dicono che lo smartwatch è in grado di riportarci i passi che facciamo, è in grado di monitorare il sonno, è in grado di portarci gli SMS che riceviamo sullo smartphone, è in grado di monitorare la nostra frequenza cardiaca ed ha un display touch di certe dimensioni. Ma vedremo che ha diverse caratteristiche molto interessanti, diverse da queste qua che abbiamo viste qua. E molto carina la confezione con apertura magnetica, e non so se si sente, sì. E apertura portafoglio, molto carino. E vediamo cosa contiene la confezione. Allora, la confezione contiene un manualetto utente per la guida allo smartwatch, che è sempre ben gradita. Poi altre manualistiche e la guida per andare a caricare lo smartwatch. Si vede che ha una procedura particolare. Spero che sia già un po' carico perché non l'ho messo a caricare. Quindi è tutto in diretta, ragazzi, in diretta per voi. Ecco qua lo smartwatch. Devo dire molto molto carino. Allora, i materiali con cui è composto questo smartwatch, i materiali principali sono TPU, quindi silicone e plastiche leggere, non molto ingombranti. E le dimensioni dello schermo sono. Intanto questo è uno schermo touch LCD e ha una dimensione di 1,3 pollici e lo smartwatch ha un tempo di carica di circa 2 ore, cioè si ricarica in circa 2 ore, ma anche meno secondo me, e ha un tempo di funzionamento dalle 7 alle 10 ore se lo sfruttiamo al massimo delle sue potenzialità. Se lo teniamo sempre in stand-by, questo smartwatch può durare anche alcuni giorni. E sulla descrizione del prodotto viene indicato un tempo di durata dello smartwatch in stand-by di circa 30 giorni, ma voglio verificare personalmente questa durata perché mi sembra un po' esagerato. E per l'ottimale funzionamento dello smartwatch viene indicata un'app da scaricare, che è quella si chiama VeriFit Pro. Che quindi ci permette di collegare lo smartwatch al nostro smartphone in modo da avere il collegamento delle nostre attività sportive con appunto il nostro smartphone. E il contenuto della scatola abbiamo visto che contiene appunto il nostro smartwatch, che adesso andremo ad accendere, ma contiene anche un cavo di ricarica. Che connette il nostro smartwatch a un punto di ricarica che può essere un adattatore oppure direttamente il PC, che quindi è il nostro solito cavo USB. Poi la confezione non contiene più nulla, quindi togliamo tutto e mettiamo qua. Andiamo quindi ad accendere il nostro smartwatch.
Allora, ragazzi, sono riuscito ad accenderlo, bastava un po' caricarlo e l'ho settato e l'ho collegato al mio smartphone. E non so se si vede, adesso segna l'ora esatta. Non ha l'Always-On Display, ma bisogna sempre premere e andare ad attivarlo grazie al pulsantino. E comunque è fatto abbastanza bene, come vedete adesso si era attivato il sensore. Per la frequenza cardiaca qua dietro e è fatto abbastanza bene e è dotato appunto di un sensore per rilevare la frequenza cardiaca, per rilevare la stanchezza, per rilevare alcune cose, molto, molto carino. E è IP68, quindi potete portarlo in acqua. È resistenza appunto al sudore e all'acqua fino a una certa atmosfera. E la parte software di questo smartwatch, come vedete, ha un bel quadrante. E ci sono diversi stili di quadrante che tra poco vi farò vedere, ma passiamo prima alle modalità, a cosa può fare questo smartwatch. Allora, questo smartwatch nasce per le attività sportive e infatti nasce per andare a monitorare ciò che facciamo appunto nelle nostre attività sportive, come andare a monitorare i passi che facciamo, per esempio una camminata, una corsa, o quindi andare a monitorare i passi, andare a monitorare le calorie che consumiamo, che appunto sì, che bruciamo, che consumiamo, e la distanza che andiamo a percorrere. Infatti, se andiamo a vedere qua nel display, e ci riporta tutti questi dati, ce li riporta qua nel display in forma miniaturizzata. E questo è molto simpatico. E infatti, se noi facciamo questo swipe verso il basso, ci riporta la distanza percorsa nella giornata, e poi ci riporta, allora, no, ci riporta gli step, quindi i passi. Ci riporta la distanza e ci riporta le calorie bruciate nella giornata. Questo è molto simpatico come cosa. E poi ci riporta un riassunto di tutto quanto. E quindi è molto, molto simpatica questa cosa. E molto, 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 molto utile, secondo me. E dopodiché abbiamo 14 modalità sportive. Come per esempio corsa, bici, yoga, ballo e molte altre. E andiamo a vedere, allora, le modalità sportive. Allora, se noi siamo qua nel menu principale, possiamo andare verso destra e andiamo nel menu secondario. Andando in sport, possiamo vedere tutti gli sport disponibili, tra cui jogging, camminata, bicicletta, a piedi, in montagna, tapis roulant, bici ritmica, yoga e molti altri. Come vedete qua, scorrendo. Poi se avviamo uno di questi sport, si avvia. Lui vibra e comincia a monitorare la nostra frequenza cardiaca, vedete? Comincia a monitorare le calorie bruciate, comincia a monitorare la distanza e tutto quello che gli va dietro. E poi se vogliamo tornare indietro, teniamo premuto il pulsantino e torniamo indietro, torniamo nel menu principale. È molto carino comunque. Poi abbiamo il GPS che però è condiviso con lo smartphone, quindi dovrete collegarvi all'app e quindi questo vi darà il GPS e quindi la distanza percorsa corretta. È dotato anche di un cronometro questo smartwatch. Infatti, se andate qua, andate in no, com'era? Andate qua. E se andate nella seconda pagina, poi andate sotto, vi sono altre funzioni tra cui timer, quindi potete impostare un timer oppure potete impostare
cronometro o un timer, quindi è ancora più funzioni. E dopodiché, altre funzioni di questo smartwatch, può monitorare il sonno, l'abbiamo già detto prima, e cambio frequenzimetro, guida la respirazione, facciamo vedere la guida respirazione, è sotto il nome di rilassamento, relax. Possiamo farlo per 1 minuto o 2 minuti. Praticamente ci dà 1 minuto di respirazione guidata. 3, 2, 1. E qui parte la respirazione guidata, dice espirare, aspira e inspira. Questo ci può aiutare in caso di stress o di, non so, di qualcosa. Vedete? Vi vibra quando dobbiamo espirare ed espirare, inspirare ed espirare. È molto carino. Ecco, una cosa, non si può uscire quando siamo in questa modalità, perché probabilmente lui capisce che l'abbiamo fatto per un determinato motivo, per un determinato motivo di stress, quant'altro, e quindi non possiamo uscire in questa modalità. Eccolo qua. Bravo, grazie. Poi abbiamo la possibilità di inserire delle sveglie. Come vedete, sveglia. Possiamo inserire la sveglia e lui suonerà, probabilmente vibra, non suona, vibra a un determinato orario che gli impostiamo noi. E dopo possiamo impostare dei ricorda che dobbiamo fare dello sport, quindi dei promemorie di sport. Poi un'altra funzione molto, molto bella che ho apprezzato di questo smartwatch e la possibilità di far arrivare sullo smartwatch delle notifiche di chiamata, di messaggi di diverse app come Facebook, WhatsApp, Instagram e altre app e delle notifiche di SMS. Quindi quando vi arriverà una notifica di una qualsiasi chiamata o di un SMS o di un messaggio di un'app, vi arriverà anche una vibrazione e una notifichina sullo smartwatch che vi dice ti è arrivato un messaggio o una chiamata persa. E questo è molto interessante. Poi possiamo controllare abbiamo il controllo della musica, che è molto importante quando facciamo sport. Abbiamo qui il controllo della musica. Possiamo fare qui, vediamo se funziona. Controllo della musica. No, perché naturalmente sto registrando il video con il mio smartphone, quindi mi sa che non funziona. Ok. Poi abbiamo, come altre funzioni, abbiamo risparmio energetico. Abbiamo la funzione illuminazione. Allora, l'illuminazione del display non è automatica, ma è fissa, diciamo. Poi abbiamo la modalità non disturbare e abbiamo questa funzione qui che è la connessione GPS tramite lo smartphone. E infine abbiamo quattro tipi di quadranti tra cui possiamo scegliere. Questo è quello classico implementato, classico che trovate all'apertura del pacchetto. Ma se vogliamo cambiare, possiamo. No, adesso ho avviato l'attività, vedete? Ma se vogliamo cambiare quadrante, possiamo andare in impostazioni, ok, eccolo qua.
Questi sono i tipi di quadranti. Allora, questo è quello classico, giusto? Poi abbiamo, vedete, vari tipi di quadranti, molto carini anche. Ok. Adesso ne ho messo uno, questo è abbastanza carino, con il corridore. Beh, cos'è dire? Uno smartwatch abbastanza funzionale, con diverse funzioni, e materiali buoni. E vi linkerò il prezzo su Amazon, qui sotto nei commenti. Sì, nella descrizione, scusate. E se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, commentate, mettete mi piace. E iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!